Natura. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti. Scuola del Cerchio Firenze 77, prefazione di Luciana Campani Setti, a cura di VB, Natura. Così come la natura perpetua se stessa in nuove forme, poiché il compito suo è quello di evolvere la forma e non la sostanza, voi che siete questa sostanza, eguagliate la natura identificandovi in un nuovo sentire, vedi 40C 170C. Non si può negare che la natura proceda per tentativi, ma questo non può essere interpretato come un'incoscienza assoluta e conseguentemente un automatismo non finalistico della sua vita. Niente è senza scopo nelle funzioni naturali delle specie naturali. E il fatto che la natura proceda per tentativi, che cosa significa? Se osservate un non vedente col suo procedere per tentativi, pensate forse che egli sia incosciente e proceda a caso senza un suo indirizzo ed un suo fine? No, certo, egli è solo mancante di quel senso che gli consentirebbe di dirigersi direttamente laddove vuole giungere. Allo stesso modo, la natura non possiede quel senso che la farebbe procedere più direttamente. Ma ciò non significa che il suo procedere non sia finalizzato. Anzi, è proprio il suo tentare fino a riuscire che ci dà la misura della sua determinazione e la prova del suo finalismo. 20 è una delle difficoltà per comprendere il finalismo della natura è proprio quella di volere interpretare tutto in chiave umana. 21 è vedi stelle 191 G.